saluto da Dottor Palmas, ti sto mostrando un altro caso di denti fissi con sistema bocca bionica. Uno paziente che arriva a noi con uno stadio di parodontite terminale, denti storti, fuori dalla loro composizione ordinaria a causa dell'osso che si stava ritirando. Questa era la situazione di partenza, radici fuori dall'osso, completamente proiettati in avanti, e questi sono i denti provvisori che abbiamo montato dopo la chirurgia. Questi sarebbero poi stati sostituiti con dei denti definitivi. I denti provvisori già permettono al paziente di potersi nutrire, poter avere una vita sociale. Dovrà stare 6 mesi con questi in bocca, dipende chiaramente poi da caso a caso e dalle condizioni cliniche. Abbiamo posizionato 6 impianti nell'arcata superiore e 6 impianti dentali nell'arcata inferiore. Su di questi abbiamo poi avvitato le arcate provvisorie. Era tutto pronto a questo punto per progettare i denti definitivi. Sul lato destro vedi la situazione di partenza, sul lato sinistro vedi l'attacco tridimensionale con tutti gli impianti inseriti, delle mascelle importanti, c'era però poco osso nella parte superiore, per questo abbiamo usato impianti inclinati, impianti pterigoidei. Questi ci permettono di evitare zone critiche prive di osso. Qua è quello che vedi a schermo, è il design dei denti che abbiamo selezionato, li abbiamo mostrati al paziente, il paziente li ha provati, a quel punto li abbiamo testati nella bocca, abbiamo stampato in plastica delle prove dei denti selezionati in questa fase di preview. Quando il paziente ha visto nella bocca quello che è il risultato ottenibile, abbiamo anche fatto le modifiche del caso, abbiamo solo dopo creato i denti definitivi, che erano delle repliche in tutto e per tutto di denti reali esistenti. Questi denti che vedi a monitor esistono. Noi abbiamo delle librerie di denti perfetti che sono digitalizzati, scannerizzati e poi li andiamo a riprodurre roboticamente, chiaramente adattandole alla bocca e ai movimenti della bocca del paziente con l'intelligenza artificiale. Quello che vedi qua sono delle protesi d'autore, iperrealistiche, nota come la gengiva artificiale sia perfettamente integrata con la gengiva naturale. Questa viene la linea di passaggio nascosta sotto le labbra e il paziente può contare su una copia di backup dei suoi denti in cloud sui nostri server. Qualsiasi cosa accada in futuro, un clic e noi possiamo riprodurre i denti esattamente come li avevamo fatti. E questo è uno dei vantaggi del nostro sistema bocca bionica. Il paziente potrebbe avere i suoi denti su un pennino USB. Questo non serve chiaramente perché abbiamo noi le copie di backup sui server. I denti sono delle repliche digitali, quindi di denti perfetti. Fai attenzione a chi realizza i denti in metalloceramica o peggio in zirconio senza le strutture in titanio dentro, un modo economico di prendere in giro il paziente, quello lo definisco io. I denti che vedi qua sono la linea superior, è una linea che ha tanta tecnologia al suo interno, che col nostro sistema bocca bionica permette di risolvere al paziente i suoi problemi per i prossimi 30 anni, non per 4-5 anni. Per fare questo occorre lavorare col digitale, avere delle copie di backup dei propri denti, ma soprattutto usare delle barre di titanio, separare i denti singoli in zirconio, non si usa mettere arcate completamente tutte fatte di zirconio pieno, perché quelle sono fragili come il vetro. C'è chi lo sa fare, chi non lo sa usare questo materiale. Chi ti propone i denti in zirconio senza il corretto protocollo, fai attenzione perché ti sta mettendo in bocca dei denti implosivi. Questo è il risultato finale. Lo stesso paziente nota come si è ringiovanito, il terzo inferiore del volto è molto importante, quando noi lo andiamo a ringiovanire, ringiovanisce tutto il volto. Questo è un caso che fa scuola, denti con delle traslucenze e delle opalescenze che riflettono la luce in maniera naturale, gengive iperrealistiche, ripeto ancora una volta, questi sono denti fatti su misura partendo da denti che esistono, riprodotti in fisico in maniera predicibile. Ti sfido a trovare in giro delle repliche di denti d'autore come queste. Ci sono denti e denti, come c'è pizza surgelata e pizza napoletana fatta al forno a legna. C'è chi la chiama sempre pizza, ma quella surgelata non è pizza.
c'è chi crea o prova a creare dei denti che sembrano denti, hanno parvenza di denti, ma non hanno le caratteristiche dei denti reali, come quelle che vedi qua a schermo.